In collaborazione con Federazione Italiana Gioco Calcio, Comitato Regionale Toscano. Signore e signori, amici all'ascolto, buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Il Gioco è Fatto. Ancora attraverso Skype, perché siamo ancora al tempo del coronavirus, parliamo di calcio dilettanti. Questa sera parliamo delle problematiche che riguardano il calcio di casa nostra, con un focus sul campionato di eccellenza. Un saluto subito ai miei compagni di viaggio, quindi la bella Diletta Bitorzo. Ciao Diletta, buonasera, benvenuta. Ciao Massimo, buonasera, grazie e benvenuti ai nostri telespettatori. Un saluto anche ad Andrea Labbate. Ciao, buonasera Andrea. Ciao Massimiliano, ciao a tutti i nostri fedelissimi ascoltatori che ci seguono anche su Skype in questi ultimi mesi e mezzo. Ci hanno dato davvero dimostrazione di attaccamento anche al lavoro che facciamo, quindi li ringraziamo. E poi due ospiti davvero illustri questa sera, due avvocati, quindi dobbiamo anche misurare le parole, dobbiamo stare attenti. Il vicepresidente del Comitato Regionale Toscano, Massimo Taiti, che saluto e ringrazio per il suo intervento. Ciao Massimo. Ciao, buonasera, grazie dell'invito. E poi il vicepresidente della Segna Lunghese, Massimo Grotti, che ringrazio per il suo intervento. Buonasera, benvenuto. Buonasera a tutti. Allora io direi subito di cominciare con il nostro Andrea Labbate. La situazione di ora in ora diventa sempre più difficile da analizzare. Comunque a questo punto pare scontato che il campionato venga sospeso. Si attende l'8 di maggio, il Consiglio federale, però mi sembra che di ora in ora questa ipotesi si prenda sempre più concretezza. Beh sì, ormai i dubbi sulla ripresa dei campionati dilettanti e giovanili non ce ne sono più, nel senso che sicuramente non verranno ripresi, non c'è l'ufficialità che ci sarà al 99% l'8 maggio. Noi aspettiamo questa decisione, già ragioniamo su quello che sarà, chiaramente, come è giusto fare, per cercare di anticipare un po' i tempi. E quello che è cambiato, Massimiliano, nelle ultime ore, nelle ultime 48 ore, negli ultimi due giorni, è che per quanto si potesse pensare che la Serie A fosse vicina a riprendere l'attività, ecco che negli ultimi due giorni vengono espressi molti dubbi sulla possibilità che anche la Serie A possa riprendere. Ricordiamo che dal 18 maggio il Presidente del Consiglio Conte e il Governo avrebbe autorizzato anche gli allenamenti di squadra, ovviamente però seguendo il protocollo della FIGC, che è molto molto stringente, come giusto che sia. Ecco, su questo protocollo ovviamente di fatto nega la possibilità di riprendere i campionati a chi non ha l'organizzazione e i budget della Serie A, però ultimamente, ripetiamo, anche per la Serie A i dubbi sono aumentati, ci sono diverse società che hanno dubbi su ricominciare e soprattutto ha dei fortissimi dubbi la parte governativa, vale a dire il ministro dello sport Spadafora, che ha espresso più volte dubbi sulla ripresa dell'attività ufficiale. E il presidente Gravina proprio ieri sera ha detto che però non prenderà mai la decisione di sospendere il campionato di Serie A, e eventualmente questa responsabilità la deve prendere il governo, quindi passa la palla al governo. Quindi siamo un po' un rimpallo di responsabilità, cosa che nell'ultimo mese e mezzo purtroppo abbiamo visto più volte anche a vari livelli. Massimo Taiti, la Federazione Italiana Gioco Calcio e il Comitato Regionale Toscano è in attesa, anche perché le decisioni devono arrivare da Roma, non è che potete prendere una decisione locale, però le analisi di Andrea Labbate è condivisibile, no? nel complesso. È condivisibile al 100%, ogni giorno che passa si entra sempre in un canale sempre più stretto, in cui è arrivato anche ora, nelle ultime ore, negli ultimi giorni, lo studio del Politecnico di Torino, che tra l'altro inserisce il calcio nel rischio 3, i rischi da 1 a 4, nel 4 c'è il pugilato e il rugby,
nel rischio 1 abbiamo il nuoto in mare, la vela e il golf, e il calcio è al rischio 3. Quindi praticamente anche questo, diciamo, è una pietra tombale sulla ripresa di tutti i campionati, dalla Serie A fino alla terza categoria. Avvocato Grotti, la Finalunghese aspetta, attende e più che altro si interroga sul futuro, perché insomma, secondi in classifica con le Badesse che stanno là davanti, uno scontro diretto da giocare, insomma, se cristallizzano la classifica e vengono promosse solo le Badesse, per voi rimane un po' d'amaro in bocca. Ma più che l'amaro in bocca rimane il fiele più assoluto, l'amaro mi sembra riduttivo. Io vorrei fare una premessa un attimino, scusate, brevissima. Quello che ha detto il collega Tahiti è inevitabilmente, chiaramente, indiscutibile. Si dovrà discutere purtroppo su come finirli questi campionati. Come finirli? Io da tempo, ormai da 2-3 mesi, sento ripetere continuamente il presidente Sibilia e anche gli altri organi federali hanno sempre tenuto una linea molto molto chiara. Gli va riconosciuto. Nei momenti di guerra, come tutti stanno definendo questa pandemia, c'è necessità di chiarezza. E da questo punto di vista la FIGC è stata sempre estremamente chiara su due punti. Uno, che non avrebbe chiuso i campionati, e questo è facilmente comprensibile. Ieri Gravina l'ha detto in maniera più chiara di quanto non l'avesse detto fino ad oggi, cioè è una questione di responsabilità. Io non voglio espormi al rischio che mi facciano causa perché ho chiuso i campionati, ci dovrebbe pensare il governo. Però la linea è sempre stata questa, inequivocabile. Sibilia credo l'abbia raccontato anche all'ultima radio, televisione, io mi domando come possa essere presente in ogni dove. È stato bravissimo questo. Con Skype è facile, insomma, si riesce ad essere abbastanza presente in ogni dove. Secondo il programma sta 24 ore al giorno su Skype, perché sono... E quindi primo elemento di chiarezza questo, ma c'è sempre stato anche un altro elemento indiscutibile e spero rimanga indiscutibile, quello che comunque una meritocrazia dovrà essere riconosciuta a quello che è successo fino ad oggi. Quando si è parlato in più occasioni di annullamento dei campionati, vale a dire chi si è visto, detto in maniera un po' pecoreccia, è un'ipotesi che la federazione ha sempre escluso categoricamente e credo che sia una cosa assolutamente da non poter mettere in discussione. Quando tanti dirigenti di tante società si sono pronunciati con un certo anticipo sull'idea annulliamo tutto, ale, chi si è visto, poi vai a vedere le classifiche e ti rendi facilmente conto di chi è che lo diceva. È chiaro che sono la maggioranza, in un campionato a 16 squadre, quelle coinvolte al vertice sono 2, 3, 4, ce ne sono 13 o 14 che non gli pare il vero di smettere prima. Allora, preso atto che dovremmo smettere, dovremmo dare un merito a 25 partite su 30 come abbiamo giocato in eccellenza. Io faccio il caso della Finalunghese perché lì sono, ma lo dico anche per tante altre società come mi sono espresso in altre occasioni. Io ho 5 partite dalla fine, 3 partite in casa, una delle quali ho scontro diretto, 2 fuori, una delle quali arriviamo, chiaramente per loro sarebbero già retrocessi, e l'ultima, la 30ª, con una squadra che probabilmente non ha nessuna ambizione nemmeno di playoff o giù di lì. A questo punto non dico che avrei vinto questo campionato perché chiaramente il favorito è Badesse, ma di sicuro le mie chance ce l'avevo. Ma la Finalunghese vuole la Serie D, insomma, Grotti. No, io mi faccio un'altra domanda: l'Albinia che fanno? Cioè, l'Albinia ha 17 punti a 6 giornate dalla fine sulla 18. 17, che vuol dire che dovrebbe perdere 6 partite, la seconda dovrebbe vincere tutte e 6 per non vincere questo campionato. Non gli si dà un merito? Bene, quindi un'idea di meritocrazia dovrà essere sicuramente mantenuta, come la federazione ha sempre detto. Secondo me c'è una scelta da fare adesso. Se andiamo a dire che c'è una meritocrazia, dove la fermiamo? Questa è la scelta vera, perché noi diamo per scontato che le prime passeranno. Non ho niente in contrario, perché è legittimo, meglio essere primi che secondi che terzi, ma se non si è completato, non si è completato tanto per la prima quanto per la seconda. E i posti per la promozione in Serie D, e qui torno a parlare del mio, in teoria sono 36, dei quali sono 28 prime in classifica e 8 che dovevano arrivare tramite i playoff. Un playoff a 28 squadre per 8 posti ha delle chance particolari, un ripescaggio ha delle chance diverse perché mi diventano 28
se lo estendiamo a prima e seconda mi diventano 36 posti per 56 squadre, che ha delle chance decisamente diverse, facendo magari un merito a chi è primo rispetto a chi è secondo. E a questo punto però mi domando allo stesso tempo perché non a chi è terzo. Quindi la patata bollente nelle mani delle federazioni sicuramente c'è. Non voglio ora spendere una soluzione che sarebbe tanto sicuramente faziosa a mio vantaggio, e quindi non la dico, perché non avrebbe senso. Però credo che la federazione si è molto ben comportata fino ad oggi, ha tenuto delle linee guida ferree, chiare, limpide. Tutto quello che c'è stato intorno l'ha beatamente sorpassato e sorvolato, non è scesa in polemiche. Adesso deve chiudere in bellezza. E questa è un'analisi molto attenta da approfondire, do diritto di replica a Massimo Saiti. State cominciando a pensare come prendere atto delle considerazioni di Grotti, che poi sono condivisibili, insomma, perché il campionato ancora era nel vivo. Certo, Massimiliano, nessuno meglio di te e di me sa quanto abbiamo discusso di questo problema quasi quotidianamente nel corso degli ultimi 2 mesi. Qualsiasi soluzione lascia sicuramente degli scontenti. Ovviamente la federazione ha sempre avuto l'intenzione, l'interesse di portare in fondo campionati, costi quel che costi. E questo è pacifico. E questa intenzione ancora oggi è in essere. Quindi io credo, ma questo è un giudizio mio personale, che la federazione abbia rinviato anche il Consiglio federale del 4 di maggio per creare, però questa è un'impressione mia, non da dirigente federale, per avere una, fra virgolette, immunità che liberi la federazione da qualsiasi tipo di ricorso. E cioè che questa decisione, ricordiamoci bene, non dipende dalla federazione, dipende essenzialmente dal governo. Se il governo dice non si rigioca, che si vuole, ma non si rigioca. Quindi, ecco, io credo che si stia portando per le lunghe anche la situazione per cercare di decidere. Quando si fanno le promozioni e retrocessioni a tavolino si sbaglia sempre, qualsiasi criterio si segua, passa la prima, le prime 5, le prime 6, retroceda, si sbaglia sempre, perché si crea sempre sicuramente degli insoddisfatti. Le promozioni, le vittorie dei campionati e le retrocessioni ci si giocano sul campo. Quando non ci si giocano sul campo, qualsiasi scelta è una scelta sbagliata. Per questo dico, la federazione fino ad oggi, e te lo sai bene, ha sempre cercato di portare in fondo tutti i campionati che vanno dalla eccellenza fino alla terza categoria. Se purtroppo però non ci danno l'ok per portarli in fondo, ovviamente i dilettanti non possono giocare a porte chiuse, è inutile dilungarsi nel spiegare perché. Ovviamente i dilettanti non possono seguire quel protocollo medico che è previsto per la Serie A o per i professionisti, questo ci vuole poco. Quindi a tutti gli effetti, io che sono sempre stato un ottimista di portare in fondo i campionati, e lo ripeto ancora, e te lo sai bene, quante idee abbiamo messo sul tavolo, quante prospettive, quante purtroppo delusioni abbiamo anche avuto. Io penso che il risultato purtroppo verrà stabilito a tavolino, e in qualsiasi situazione ci saranno degli scontenti. Se però questa decisione non arrivasse dalla federazione, ma arrivasse dal governo, il quale dice fermi tutti, non si gioca più, e di fatto le linee sono queste, a quel punto la federazione, come si suol dire, casca da dritto. Però io un'idea ce l'avrei, è quella di cui ti parlavo prima. È un'idea, se tu vuoi, rivoluzionaria, ma che può sembrare anche un'idea un po' bislacca, perché tutti diciamo a settembre non c'è scritto da nessuna parte che i campionati ricominciano a settembre. Ma non solo i campionati di calcio, i campionati di tutte le discipline. Io, se mi permetto, un osservatorio un attimino anche vasto, perché come membro di giunta CONI regionale del CONI di Prato, praticamente un po' al vaglio tutte quelle che sono le prospettive delle altre federazioni. Nessuno dice, o anche se lo dice, è sicuro di rincominciare l'attività a settembre, ma non è sicuro di rincominciare neanche a ottobre o novembre. Se, come si dice, gli stadi fino al 31 di marzo del 2021 dovranno stare chiusi e si dovrà giocare senza pubblico, ripeto ancora, come potranno giocarsi i campionati dilettanti, come potranno giocarsi i campionati di pallavolo, di pallacanestro e di tutte le altre discipline sportive? Questo è il problema, è il punto interrogativo grosso. Quindi io dico, ma la butto lì, ma questa è un'idea mia proprio, non è che non la dico perché mi vergogno di dirla, però mi rendo conto
che può anche far sorridere, ma che poi spero di non ritrovarsi in questa situazione, che però potrebbe essere la soluzione finale, cioè quella di rincominciare i campionati a febbraio del 2021 e chiudere la stagione 2019 a febbraio 2021, maggio 2021. Primo, le società non avrebbero problemi di affiliazioni, iscrizioni, tesseramenti, perché hanno già pagato e quindi non si mettono in mano le mani in tasca alle società. Secondo, il campionato finisce, anche se sarebbe un attimino snaturato ovviamente, però a tutti gli effetti le promozioni e le retrocessioni le avremo sul campo. Non ci sarebbe un onere aggiuntivo economico da parte delle società. Ricordiamoci che le società non so quante saranno in grado di ricominciare, perché c'è anche questo problema. Gli organici, siamo sicuri che saranno gli stessi organici? Si prevede ci sia non so se avete letto il Sole 24 Ore di ieri, ma si prevede 50.000 società sportive siano sull'orlo di chiudere. Quindi a tutti gli effetti è una situazione generale in cui il calcio, notiamo bene, è una disciplina privilegiata, perché è un discorso andare a cercare soldi di sponsor per il calcio, è un discorso andare a cercarli per lo squash e taekwondo. Quindi a tutti gli effetti la mia può sembrare anche una proposta squinternata. Però pensiamoci bene, perché da fino a due mesi fa, e Massimo te sei nuovamente mio testimone, lo dicevo, attenzione, le Olimpiadi del 2021 sono a rischio. Certo. Ora si può pensare che le Olimpiadi del 2021 possano saltare. Noi non ci rendiamo conto e siamo di fronte a un fenomeno che non è mai successo, non ci siamo mai trovati in questa situazione, le scuole dovevano riaprire in Germania e non riaprono. Sembrava che noi si fossimo un po' il terzo mondo rispetto a tutta l'Europa, però poi alla fine purtroppo continuano a morire 350 persone al giorno. Io non la vedo tranquilla, del collega Rotti sono completamente d'accordo con lui. Qualsiasi decisione viene presa è una decisione sbagliata, a meno che non ci sia un paracadute, un salvagente che tuteli la federazione, una immunità. E questa io penso la strada che segue il presidente Sibillo. Tante davvero le ipotesi, tutte condivisibili, tutte da sviluppare. Voglio sentire anche un parere femminile, insomma, sul piatto c'è chiusura anticipata del campionato con fotografia cristallizzata della classifica a fino a quando siamo giocato, per ovviamente prendere in esame promozioni o meno. C'è poi l'ipotesi della chiusura al termine del girone d'andata, anche perché in diversi campionati non si sono giocate lo stesso numero di partite, ci sono delle partite da recuperare, penso alla promozione girone A, e quindi per non fare la media punti si potrebbe chiudere al termine del girone d'andata. Annullamento completo di tutta la stagione, o io metterei anche l'ipotesi di Massimo Tahiti, che a me stuzzica parecchio, quello di dire congeliamo, ripartiamo a gennaio e concludiamo la stagione, con anche poi annesse e connesse tutte le problematiche legate ai costi di iscrizione e quant'altro. Il parere della nostra diretta Bitortoli a queste quattro ipotesi, sentiamo il parere femminile, dai, che almeno alleggeriamo anche i temi che sono particolarmente diciamo importanti e anche molto molto pesanti. Ma se io a questo punto ti parlo da tifosa, quale sono, perché non ho altro di cui parlare, sinceramente, come ho già detto più volte, non mi piace l'idea di annullare il campionato, perché non mi sembra veritiera come cosa, però non mi sembra veritiero nemmeno il fatto di decidere promozioni e retrocessioni a tavolino. E quindi l'ipotesi Tahiti? Sì, ovviamente, l'abbiamo detto anche più volte, abbiamo detto che potrebbe essere un'idea riniziare a gennaio, se non bastasse gennaio, magari, come ha detto Massimo, passare a febbraio e riuscire a finire il campionato in modo che si veda sul campo chi veramente arriva prima e chi arriva ultimo. Avvocato Grotti, la signora Lunghese sicuramente è privilegiata, però bisogna fare i conti anche con una situazione congiunturale difficilissima, di sponsor che dovranno valutare se continuare a dargli una mano o meno, la mancanza del botteghino, la mancanza di tutto l'indotto che in questo momento è fermo. E allora siete proprio convinti di fare il salto per la Serie D? Allora, qui parlo a titolo personale, chiaramente, perché non c'è stato un consiglio che mi autorizza a dire questo. Io certo. Ne sono ancora più convinto. Perché si spende meno in Serie D che in Eccellenza. Perché vincere un'Eccellenza è più difficile che salvarsi in Serie D, ma soprattutto e su questo siamo d'accordo. Ma soprattutto in questa Serie D che si va a prospettare.
perché non ci sarà ripartenza dello sport se non ci saranno in qualche modo degli interventi agevolativi di qualche genere. Io non posso immaginare che le condizioni di iscrizione ai campionati il prossimo anno siano le stesse di quest'anno, in qualche modo dovranno essere agevolati. Non posso immaginare che il livello dei rimborsi spese si mantenga lo stesso visto la crisi generale che c'è. Non posso immaginare che ci sia una fuga dei tifosi dagli stadi in una situazione di questo genere, se si giocherà a porte aperte, se non si verificheranno le peggiori situazioni e quindi potremo ripartire in maniera, diciamo, tra virgolette, normale. Probabilmente non ci sarà una fuga dai campi sportivi. Io, non, come sinalunghese, temo molto meno di altre società la crisi economica, e vi spiego perché. Perché quelle società che basano il loro budget su pochi soggetti che in maniera importante crescono economicamente in virtù di aziende che hanno alle spalle, non in assoluto, ma in tanti casi potrebbero, visti i cali dei fatturati e quant'altro, nella prossima stagione non poter sostenere lo stesso tipo di contributo. Chi si basa invece, come noi, su una partecipazione estremamente diffusa e popolare, io ripeto sempre, 2 anni fa quando abbiamo ottenuto la promozione in Serie D, ho personalmente provveduto a fare un ricordino a tutti coloro che avevano collaborato. Ho smesso. Quanti ne ha fatti? I ricordini a 260 persone. Un azionariato popolare quasi, insomma, tutta Sinalunga. Ma chi aveva collaborato in qualsiasi modo, la maggior parte di questi non aveva cavato un euro in moneta, ma aveva partecipato fattivamente con quello che poteva dare di manodopera, di aiuto, di sostegno di qualsiasi genere. Quindi mi fa meno paura rispetto a un patron unico che magari, suo malgrado, non potrà, certo, dai punti di vista, essere dietro alla squadra come lo era fino ad oggi. Poi c'è un'altra cosa, bisogna vedere anche la situazione impianti. Io qui parlo al collega Tahiti. Credo che la federazione già si sia mossa in questo senso, ma se l'avesse fatto in maniera timida lo inviterei a farlo in maniera più decisa. Non possiamo continuare come società sportive, ma lo dico non come calcio, a 360 gradi, come a spendere 25-30 mila euro all'anno di utenze. Una convenzione di qualche genere per con le società di utilities per abbassare questo tipo di costi sarebbe un contributo meraviglioso. Noi abbiamo, per esempio, da noi Estra, ma come anche a Prato, che non pratica delle tariffe speciali per gli spogliatoi dei campi sportivi o per i palazzetti dello sport, che è ancora peggio, per il gas da riscaldamento, per l'acqua calda o cos'è. Un accordo generale su delle tariffe agevolate in questo senso già sarebbe un bel respiro per le società, tanto più per le società che certe spese devono fronteggiarle con dei budget estremamente contenuti che vengono da Panini con la porchetta, Pisci, Alcione, certo, e quant'altro. Quindi, non c'è dubbio. Secondo me, la paura economica per le prossime stagioni, diciamo, qualunque esse siano, la vorrei ridimensionare, a mio parere, perché io credo che sia lo sport e l'economia una serie di vasi comunicanti. Cioè, se l'economia tira, il costo dello sport aumenta. Se l'economia non tira, il costo dello sport inevitabilmente si abbassa. Noi, allora, io vengo dalla pallavolo, come ho detto in altre occasioni. Nella pallavolo i soldi non ci sono mai stati. Eppure la gente ha sempre giocato a pallavolo. Non hanno certo visto per questo. Io quando con la mia sinalunghese ho avuto la fortuna con tanti amici di arrivare ai primi posti in Serie C1, quell'anno lì ci ho rimesso circa 3 milioni per giocare. Perché ci siamo pagati le trasferte in Sardegna, ci siamo pagati più minuti di volte, e la pallavolo ha continuato. L'atletica non esisterebbe se fosse per questo. Allora, forse non, la parte economica non mi spaventa così tanto. Certo, ci sarà chi sarà in difficoltà. La selezione naturale in qualche modo nella foresta esiste. Però la struttura societaria, la partecipazione all'interno della comunità dove operi, secondo me è il paracadute più importante di tutti, con un grosso contributo chiaramente sull'abbassamento delle spese. Massimo Tahiti, in sintesi, perché dobbiamo un attimino razionalizzare anche i tempi, cosa siete pronti a fare? Perché poi sostanzialmente si parla di iscrizioni gratuite, ma ancora la risposta non c'è. Si parla di utenze agevolate, e ne ha parlato anche il presidente Mangini, però di fatto ancora non c'è un nero su bianco. Ci dovrà essere un contributo, per esempio, per i cartellini gratuiti per quanto riguarda il calcio giovanile. Cioè, si possono fare queste cose, sono fattibili. Allora, in un comunicato ufficiale del Comitato regionale, penso di metà di gennaio, ma non mi vorrei sbagliare,
ci dovrebbe essere già riportato. Noi abbiamo avuto, io e Paolo Mangino, un incontro con il presidente regionale Sanso al CONI regionale toscano, in cui abbiamo già coinvolto l'ANCI per intervenire già prima del problema coronavirus sulle fornitrici di utenze. Eravamo intervenuti proprio perché tra l'altro deve intervenire il CONI e deve intervenire l'ANCI, non è che possa la Puglia Acqua o l'Enel possano abbassare le utenze per le società di calcio e non per quelle di pallavolo, di pallacanestro. Abbiamo ritenuto opportuno coinvolgere sia il CONI a livello regionale, che è l'agenzia sportiva più importante che comprende tutte le federazioni, enti di promozione e quant'altro, che l'ANCI, perché tutti i comuni sono interessati a questa problematica. Quindi l'argomento è già stato affrontato. Tra le altre cose, ieri abbiamo avuto la giunta del Comitato del CONI, a cui era presente anche il rappresentante dello sport per l'ANCI, che è il vice sindaco di Sesto Fiorentino, Damiano Sforzi, il quale proprio con questa emergenza si è fatto parte dirigente per intervenire appunto su Enel e quant'altro, a titolo però di ANCI e per tutte le discipline sportive. Anche perché, chi è dirigente di una società lo sa bene, anche se le bollette arrivano a consumo zero, fra accise, tasse, contributi, spese di trasporto e quant'altro, c'è sempre 200-300 euro da pagare. Quindi zero non esiste. Si può tenere anche la luce spenta. Non esiste. Perlomeno levateci le tasse. Quantomeno certo. Le tasse levate, se no differentemente si continua a pagare anche se non si consuma. Per quello che riguarda le tasse, per quello che riguarda, allora, noi abbiamo già fatto un bilancio di previsione. Purtroppo le mancate iscrizioni, le mancate affiliazioni, si può presupporre che possano creare un danno di circa 10-14 milioni di euro alla Lega Nazionale Dilettanti. La Federazione Pallavolo e la Federazione Pallacanestro hanno eliminato le tasse di iscrizione e di affiliazione e ridotto del 50% le tasse carte. Io ritengo che la Lega Nazionale Dilettanti dovrà per forza, non dico eliminare le spese, perché l'amico Rotti è un addetto ai lavori, voi siete addetti ai lavori e sapete bene che è impossibile giocare a calcio, giocare a pallavolo a costo zero, però sicuramente battere intorno al 50%, questo è il minimo che si può fare per quelle società che resisteranno. Io spero che le analisi di Sole 24 Ore siano analisi fallaci, però purtroppo insomma Sole 24 Ore non è un giornale praticamente di solito altri dati fallaci. Quindi purtroppo la situazione è grave, la situazione è importante, però la federazione a livello regionale con l'ANCI si è già mossa. E si è già mossa da ieri il CONI proprio per cercare di intervenire sulle bollette. Per le iscrizioni bisognerà vedere alla fine quanto sarà il decremento delle società affiliate per dare la parola. Però ricordiamoci bene che ci sarà sempre un fondo per poter aiutare le società e questo sicuramente dovremmo farlo, perché effettivamente noi abbiamo visto, non so se di voi ha seguito ieri la videoconferenza che le società a cui hanno partecipato 150 società e parteciperanno nel corso di questa settimana altre società, perché più di tot non è possibile partecipare. Però avete visto che le problematiche sono problematiche difficili da affrontare, problematiche che invidio proprio l'esistenza del movimento sportivo. Non c'è dubbio. Allora parliamo per concludere di calcio con il nostro Andrea Labbate. La Sina Lunghese aveva chance, sì, di poter superare le Badesse in questo finale, in queste ultime 5 giornate, perché stava andando particolarmente bene. Ah sì, sicuramente il campionato era tutto da giocarsi, come ha detto prima il vicepresidente della Sina Lunghese, 5 giornate dalla fine, 3 gare in casa, di cui uno allo scontro diretto, il campionato si sarebbe giocato e probabilmente si sarebbe decisa la penultima a Carlo Angeletti di Sina Lunga. Sarebbe stata una sfida bellissima, purtroppo al 99% una sfida che non vedremo mai. Concordo sul fatto
sono sempre stato contrario all'annullamento della stagione, credo che la federazione per prima sia assolutamente convinta di questo, nonostante che questa sia una decisione che è stata presa per esempio in Inghilterra a livello dei campionati dilettanti. Mi permetto soltanto di aggiungere una cosa a livello di merito, perché io credo che nel momento in cui la federazione, dopo che ci sarà lo stop definitivo dei campionati, prenderà la decisione di promuovere a tavolino qualcuno e sicuramente farà degli scontenti, però io credo che, visto che l'80% delle partite più in Toscana, per esempio, sono state giocate, il merito deve essere riconosciuto. Però dico solo che se deve essere riconosciuto il merito per chi vince il campionato, credo debba essere riconosciuto anche il demerito per chi è in fondo, perché non troverei giusto promuovere senza retrocedere. Io credo che se ci dovesse essere una promozione per girone, ci deve essere anche una retrocessione, se no sarebbe una cosa troppo politica, volemo se bene, tutti dentro, nessuno retrocede. Sembrerebbe una decisione francamente non condivisibile. Che poi sia una o due le promozioni per girone, questo non saprei, però è chiaro che secondo me se ci deve essere una promozione ci deve essere anche una retrocessione, questo non credo ci possono essere dubbi. Lotti, state già facendo la squadra per l'anno prossimo? No, la squadra per l'anno prossimo no, però io sto studiando, perché ho davanti l'elenco di tutte le seconde di tutti i 28 gironi di eccellenza d'Italia e posso dirvi che qualche problemino regolamentare poi dopo sbuca, perché per esempio in Basilicata il Lavello e la Rotonda sono prime a pari e i nostri regolamenti prevedono lo spareggio se due arrivano prime a pari. Voglio vedere come fanno a stabilire chi è il primo e chi è il secondo. Peggio ancora nel girone A dell'Emilia, dove c'è il Nibbiano che ha una gara in meno e se quella gara la vincesse potrebbe essere primo anziché terzo addirittura. Questo ce l'abbiamo anche in Toscana, perché in promozione, avvocato Grotti, nella promozione girone A c'è il Prato 2000 che è primo, seconda un punto c'è il River Pieve con una gara in meno e Sestese seconda un punto, quindi lì bailam notevole, che sicuramente che ci siano dei problemi, anche se probabilmente si potrebbe pensare alla media punti per assegnare un campionato, però sicuramente ci saranno dei problemi. Ecco l'unica cosa che magari abbiamo sentiamo perché una cosa che secondo me si può affrontare, siccome sono stati annullati i campionati nel rugby, nella pallavolo e nel pallacanestro e nessun presidente si è sognato di preannunciare ricorsi in nessun caso su promozioni e retrocessioni, mentre invece si ha una gran paura che nel calcio questo succeda. Ecco, visto che abbiamo due avvocati di altissimo livello quest'oggi con noi, ecco, perché secondo voi nel calcio invece c'è questa possibilità del ricorso, mentre negli altri sport questo non viene neanche preso in considerazione? Allora, domanda veramente stuzzicante. Grotti mi risponde, però anche perché la media punti non va bene, perché mi interessa parecchio per la promozione girone A. Poi risponde velocissimamente all'abate e poi do diritto di replica a Taini. Via. Perché la media punti premia i gironi dove c'è parecchio dislivello e dove ci sono le squadre materasso in fondo alla classifica. Nei gironi dove ci sono le squadre che sono arrivate con 10 punti in fondo alla classifica, le prime hanno molti più punti, hanno una media punti molto più alta dei gironi equilibrati. Nel girone B della eccellenza, per esempio Toscana, dove ci sono in testa nel giro di pochi punti tante squadre, hanno una media punti spaventosamente inferiore rispetto al girone A, dove la prosorgente ha fatto il vuoto perché in fondo c'è chi ha fatto quasi niente, e quindi sarebbe particolarmente iniquo perché andrebbe a premiare chi è in testa in quei gironi dove si è combattuto di meno e dove io mi riferivo però alla prima posizione, avvocato, mi riferivo alla prima posizione e non alla scelta fra le seconde di eccellenza. Secondo me la scelta fra le seconde di eccellenza, si può fare una classifica di merito generale nazionale su tutte le 28 seconde di eccellenza e eventualmente promuovere le prime 7. Io mi riferivo per la media punti, mi riferivo alle prime posizioni. Allora, vabbè, comunque le posizioni ti ho risposto il perché da girone a girone. Cioè, la media punti di quelli in cima viene più alta. È vero, è vero. Perfetto, veniamo. Cosa che ha detto che la graduatoria nazionale sulle seconde ho studiato. Io mi trovo a dovermela discutere con l'Anconitana, il Lumezzane, almeno 5-6 squadre che hanno fatto professionisti, tra i quali anche squadre di periferia di città, metropoli come Reggio Calabria. E te sai che in quelle graduatorie il numero degli abitanti della città fa peso. Allora la quarta squadra di Reggio Calabria prende più punti di me, perché non c'è dubbio. E la quarta squadra di Reggio Calabria c'ha tre persone a vederle: la moglie del presidente, il figliolo del presidente e forse il magazziniere, contrariamente a squadre di paesoni che invece hanno un certo seguito.
Certo, qualsiasi criterio si adotta scontenta sempre qualcuno, su questo non c'è il minimo dubbio, assolutamente. Io mi auguro con tutto il cuore che il discorso media punti non succeda. Per quello che riguarda una graduatoria generale, ribadisco quello detto all'inizio, mi sembra inevitabile. I criteri già ci sono, la federazione l'ha già detto da tempo, non è che ce l'andiamo a inventare. Mi confermo che dicevo prima, è inevitabile, lo capisco, lo accetterò di mio malgrado, però perché debbano fare una graduatoria le seconde, non le prime a un punto, o dico le seconde, non le terze a un punto, è una scelta legittima, qualunque tu faccia è legittima, quel che tu faccia va bene, ma comunque vada non è una scelta equa, comunque vada, per chiunque sia. Bene, davvero molto preparato Grotti, vedo che è già pronto insomma a dar battaglia. Massimo Taiti, perché negli altri sport non brontolano? Primo, non è vero, perché addirittura perché è stato assegnato il titolo a tavolino alla Pallacanestro Bologna, è stata fatta un'interrogazione parlamentare, quindi dovrebbe essere il governo o il Parlamento a decidere se è stata assegnata. Questa è una battuta. E l'altra una battuta, ci sono più ricorsi perché nel calcio ci sono più soldi per pagare gli avvocati, differentemente nelle altre discipline non ci sono soldi e purtroppo tanti, no scherzo, questa è una battuta davvero, si può stare qui a parlare fino a domani, non c'è problemi, le argomentazioni dell'avvocato Grotti sono correttissime, quelle dell'abate corrette anche queste, penso anche le mie siano corrette, se ne può discutere quanto si vuole, ci saranno sicuramente degli scontenti se facciamo le promozioni e le retrocessioni a tavolino. Io spero che questo non succeda, per questo ho proposto un'idea che è un'idea praticamente può sembrare lì per lì campata in aria, ma che poi tanto campata in aria non è, ricordiamoci, in quella maniera noi avremo le promozioni e le retrocessioni sul campo. Ecco, questo io penso che io sono molto pessimista sulla ripresa dell'attività. Sono molto pessimista sulla ripresa dell'attività a settembre, anche perché se si dice, ripeto ancora, gli stati sono chiusi fino a marzo del 2021, io mi collego su questo, e ogni minuto però purtroppo vedete, certo. No? Quindi si sta a parlare in amicizia, in compagnia, è oltremodo piacevole, però sono idee buttate lì, tutte che hanno anche dei fondamenti, però purtroppo non saremo noi a decidere, così come non saremo noi a decidere in Toscana, ma deciderai il Consiglio federale a Roma. Ringrazio l'avvocato Massimo Grotti, vicepresidente della Sinia Lunghese, in bocca al lupo, e continui a studiare, mi raccomando, perché insomma le soluzioni vanno sempre trovate. L'attività professionale è talmente rallentato che ora ho tempo. Grazie, siamo 3.000. Grazie. Grazie anche a Massimo Taiti, vicepresidente del Comitato Regionale Toscano. Torneremo a disturbarti perché insomma sarete al centro dell'attenzione nelle prossime settimane. Tanto grazie per il tuo intervento. Grazie a voi. E grazie al nostro Andrea Labbate, insomma le soluzioni non mancano, chi ci sarà da studiare il tuo almanacco, dovrai anche fare un appendice particolare con tutte le soluzioni praticabili per i ripescaggi, ci stai pensando? Un supplemento, si potrebbe fare pensare a un supplemento. Supplemento ripescaggi, insomma. Speriamo che l'8 maggio si arrivi a una decisione, almeno decido anch'io se stampare o non l'almanacco, perché se la stagione viene congelata a quel punto l'almanacco potrebbe anche saltare, se invece la stagione viene conclusa a quel punto avrà un senso farlo. Grazie alla nostra diletta, insomma continuiamo a parlare di calcio, non ce la rendiamo mai, e questa sera abbiamo anche visto quante possono essere le soluzioni da mettere in atto, ma ce ne potrebbero essere anche altre. Sì, le soluzioni sono tantissime, poi vediamo insomma chi potranno accontentare. Grazie, continuate a seguirci sui nostri canali, ovviamente in TV, su TV Prato, ma anche sui nostri canali social che stanno andando fortissimo, diletta, vero? Sì, alla grande, quindi seguite la nostra pagina Facebook perché lì verranno pubblicate tutte le puntate. Perfetto, l'appuntamento quindi è rimandato alle prossime. Viva il calcio, noi continuiamo a sperare di ripartire. Ciao a tutti. Ciao a tutti.